Hai fatto una bomba nuova lassù? Per quello che è così con la cittadina, no? Giorno. Buttala giù nel precipizio. Di tutti i luoghi in cui sono stata, dalla mia rinascita, questo è dove faccio ritorno. Avevo usato radianza, quindi. L'ultimo luogo toccato dal viaggiatore. No, lei è solo capace di fare bomba Solo nuova, per non sa fare vedermi, nient'altro. per trovare risposte, ma non E ne guarda, ho alcuna. pelata di merda. Ikora, Zavala sta formando una resistenza e crede che... Quanto può valere una resistenza se sei l'unica luce che può sopravvivere? E che cazzo me ne fotte? Credo che questo Gaul sappia che il viaggiatore ha benedetto questo luogo. Ritengo che abbia inviato la sua legione per trovare qualcosa che loro non capiranno mai. E credo anche che dissacreranno tutto ciò che noi abbiamo protetto. Salva questo luogo E tu non e sei fa che i capace. nostri sacrifici non siano stati vani. Se me lo dici con quella faccia, non lo faccio, grazie. Ciao. Allora, questa è la Piranha musica della Legione perfetta. Rossa vanno e Proprio. vengono da quando sono arrivata. Dobbiamo Quest'ora dopo il scoprire i loro lavoro piani e mi infiltrarmi viene nella da base. addormentare. Guarda il cielo. Che cos'è, Ikora? Energia. L'energia del viaggiatore. Cosa stanno facendo? È tutta colpa mia. Niente, non va giù. Prova Avrei dovuto fermarli. così. Ikora, non potevi, non senza la tua luce. Figli della La luce non è merda! tutto. Io Non è manco arrivata. molto di più. Ho una trivella. Stanno forse tentando di estrarre l'energia del viaggiatore. Aia. No, non è la luce. Non può donare la Corrotti! benedizione del viaggiatore, né a me né a Gaul. Gaul vuole Porca estrarre puttana, l'energia c'erano due estratta dal cose viaggiatore e rosse che mi si trasformarsi stavano avvicinando e non capivo cosa stesso e la fosse. Legione Rossa in guardiani della luce. Se avrà successo, diverrà immortale, inarrestabile. E Dobbiamo dirlo a poi? Zavala. Incontriamoci Entra lì. Gesù Cristo. Un attimo, andiamo a dare un'occhiata. Vuoi andare tu? Non abbiamo più un Esattamente. portale. Ah, stolti! Rimediate subito! Stolti, ma che. Addio! Qui a destra. Dal tipo scemo che rompeva i coglioni durante la missione. Che a quanto pare non muore. È anche brutto. Ikora mi dice che il comandante, come si chiama? Oh, ci dà Va un'esotica. bene, Ok, va capito. bene. Ha un piano per attaccare Davvero? l'onnipotente. Sì, È quella però dello stregone. conduttore ad arco, però devo subire danni ad arco prima per farlo questa cosa. Perché subire? Conduttore ad arco è subire danni ad arco potenza l'arma. E l'altra abilità è quando conduttore ad arco è attivo. Quindi devi subire danni. Sì, ad arco, quindi in crogiolo non serve un cazzo. No. Vabbè, la prendo lo stesso. Mi raccomando, non morire. Che cosa? No, ok, non c'è nient'altro che tu possa insegnarmi sui pecs che non sappia già. Però è bella. Spara bene. Cos'è che faceva la tua che non mi ricordo? La mia, vabbè, che c'è stabilità massima. Poi c'ha. Allora, buco nero. Il terzo colpo ad alto rinculo di una raffica squarcia lo spazio-tempo infliggendo danni ingenti senza perdere potenza e distanza. Poi c'ha rigatura martellata, aumenta la gittata. Proiettili rifiniti aumenta ancora la gittata, poi c'è cosmologia, le uccisioni con quest'arma causano l'esplosione del bersaglio. Ma quanta Poi roba l'ultima c'è? cosa è calcio, per più, l'ultimo c'è calcio rettificato, aumenta la stabilità, controlla moderatamente il rinculo, riduce leggermente la maneggevolezza. 39 colpi anche Ah! Sì, Supercell Azzalo! Pippo, che cazzo dobbiamo fare di preciso?
Arriva il... c'è l'evento. Oddio! Oh, Come ben sappiamo, Zavala vuole attaccare l'Onnipotente. Tipica idiozia dei titani. Avrà pensato, Gaul ha una distruttrice di soli, non serve un piano, gli darà una testata. Non è idiozia, Ash, è disperazione, arroganza. Zavala si dimentica che potrebbe morire. Ikora, abbiamo trovato un'altra trivella, è enorme. Ottimo, la trivella ha trovato un'entrata per la mente bellica. Entra e trova la sua. Oh cazzo. Rilevo un picco di energia paracausale. Le particelle di neutrini sterili sono quintuplicate. What? Intende dire fai attenzione ai corrotti. Ah, grazie. Puoi assumere un traduttore, Asher. Mamma, i corrotti sono miei amici, mi fanno un danno d'arco e sono morti. Dai, spara. Sono bastardi, sono più intelligenti di quel che pensavo, non sparano. Ma faccio, ma sono falco, Luis. No. Ma hai indagato? Sì. Ah, un no, falco, ma falco che farò... si chiama Luis. Vabbè. Luis, bellissimo. Ascolta, è come se qualcuno... Hai provato a sparargli? All'infinito. No. No, sì. No, no, non va bene. La prima cosa che devi fare. No, 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 non ti ho neanche pensato. Comunque il cattivo sembra Bane di Batman. È vero, ci sta. Bene, torna al sito di scavo e infiltrati nella sala della mente bellica. Non vedo l'ora di screditare il piano d'attacco di Vuvuzela. Di Vuvuzela? Ma stai scherzando. Oddio. Oh, ma c'è un bel idrino, non l'avevo visto. Vai, va. È diventato un fuoco d'artificio. Oh, ma gli effetti particellari li hanno fatti da Dio, eh. Meraviglia. Chiedelo a Zavala. Sapresti indicarmi in Zeta Jaul la capacità distruttiva dell'Onnipotente? E lui dirà, no, Asher, non posso perché sono uno sciocco imprudente. Ignora, Asher. Trova la mente bellica, ricollegala alla rete e noi ci occupiamo del resto. Ma che cazzo vuoi? Cosa cazzo è appena esploso? Non lo so, io sto uccidendo tutti. Bastardo, era protetto. Sai che stanno mirando tutti te, vero Pippo? Sì, sono nella bolla, però non ci sono più nella bolla. Immaginavo. Come va la scansione? Male. L'Onnipotente è inestricabilmente vincolata alla risonanza armonica dei canali di flusso magnetico del sole. Ah, capisco. Se Zavala distruggesse l'Onnipotente, il sole esploderebbe. Bene. Dobbiamo farglielo sapere subito. Stai per fare una cazzata. Sì! Ci sarebbe la puntata! La puntata! Tutta la puntata di Gaul oggi nei Kabal! Cosa succederà? Di nuovo, oratore. Sì, poveri, non lo fa neanche pisciare. Non so, gli abbiamo fatto un lavoretto a mano. Si è reso. Togliti pure la vita. Devozione. Sacrificio. Mi emarginarono dalla nascita. Una pecora nera. Ma che ribello, guarda. Mi isolarono e lasciarono a morire. Mi accolse un vecchio erudito, anche lui caduto in disgrazia, che vide in me delle qualità utili. Mi accolse, mi insegnò, mi allenò. E in cambio, io divenni il vascello per la sua vendetta.
contro un impero che lo deluse. E che deluse se stesso. Il rigetto, lo scherno, il tormento mi resero più forte. Sacrificai tutto per l'approvazione. E per... Ma ancora non ho la granata. Aspetta. Dietro la mia maschera. Almeno scatta, beh. Vi è l'essenza della devozione e del sacrificio. Comunque ci sono anche qua degli forzieri nascosti. Se lo facessi, ammetterei il fallimento. E io non fallisco mai. Ora capisci perché verrò scelto? Sì, capisco. Capisco tutto ciò che hai fatto. L'operazione sulla luna giuliana è stata un successo. Quando la gabbia sarà completata, avremo tutto il necessario per iniziare il processo d'estrazione della luce. Dominus, il frutto dei nostri sforzi è qui, alla nostra portata. Ora manca solo la tua parola. No, non è questo il modo, vecchio amico. E invece lo è. È l'unico modo. Non per me. Aia. E finisce qui la puntata. Cazzarola. Casa Cabal. Adesso ho altri 50 anni. Perché merda. Ok, dunque stai dicendo che se agiamo siamo fritti e se non agiamo pure. Al contrario. Ora che siamo di nuovo insieme, forse abbiamo una possibilità. Il problema è, se distruggiamo l'arma, si avvierà una reazione a catena che farebbe diventare il sole una supernova. Ma cosa sta facendo? Almeno se... Indubbiamente. Sappiamo già cosa dobbiamo fare. Il viaggiatore va liberato. Secondo me bastiamo noi tre e un bel malloppo di esplosivi per sistemare la faccenda. Sentite, ho ancora il teletrasportatore Vex, ma ha una portata limitata e dovremo andargli vicini vicini. Allora entreremo nelle mura della città per renderlo efficace. Ma senza la luce, un assalto alla muraglia è destinato a fallire. Rischiamo... Non potremo tornare indietro. Ne vale la pena. Come entriamo? Guardate... La muraglia è un po' come questo fienile, piena di buchi dai quali intrufolarsi, se si hanno i mezzi. Sicura di non essere una dei miei? I mantelli non sono nel mio stile. Capito. Bel poncio. Dovete portare la vostra squadra dentro la città senza dare l'allarme. Io e la mia gente vi possiamo aiutare. E si dà il caso che siamo anche molto bravi a mirare. Potor, sicura? Conto in mettere in gioco le nostre vite. Ma questa guerra non è vostra. Non sei una... Una guardiana? Credi di avere il monopolio sul sacrificio? Ti dimentichi che noi sopravviviamo senza luce da sempre. Tanto tempo fa, quella grande sfera bianca nel cielo era lì per tutti noi. Credo sia arrivato il tempo di ricambiare il favore. Guardiani o meno. Bel discorso, ma non dimentichiamoci la storia della supernova e dell'annientamento totale. Se non possiamo distruggere l'onnipotente, disabilitiamo nell'arma. Dobbiamo inviare a bordo una luce di mia conoscenza. Ci servirà un buon occultamento se vogliamo passare attraverso un'armata dei Cabal. Se vi serve una nave Cabal, la base qui nei paraggi ne è piena. Ma non sarà facile intrufolarci. Non ci intrufoleremo. Se ho imparato una cosa da Cade, è il valore di un'entrata in stile. Che bello. Qualcuno vuole l'abbraccio? No? Ok. Grazie per aver seguito il video. Se vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un mi piace e di condividere. Inoltre, se non siete ancora iscritti, vi ricordo di iscrivervi qui sotto. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!